Salve cari amici, siete all'ascolto di RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie, insomma, che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Questa è un'edizione curata da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con le principali notizie, quindi partiamo da domenica scorsa, cari amici, per arrivare a oggi sabato, quindi domenica 4 marzo. Domenica 4 marzo, la notizia che fece scalpore era Davide Astori morto nella notte, colto da malore a Udine, la Fiorentina che piange il capitano e fu rinviata la partita di Serie A. Il corpo del difensore era stato rinvenuto intorno alle 9:30 dal massaggiatore, salita nella camera d'albergo, visto il mancato arrivo del calciatore in sala per la colazione. La notizia comunicata dal sito del club è stata: siamo sconvolti. Comunque si ferma il calcio. Davide Astori, difensore 31enne, è morto durante la notte a Udine, nell'albergo La Dimoret, scusatemi, in cui la sua squadra, Fiorentina, pernottava in attesa della partita del giorno successivo. Comunque, il calciatore era il capitano degli 11, appunto, che era allenato da Stefano Pioli, nonché centrale della nazionale italiana di calcio. Ancora non ufficiale, quindi all'epoca non erano le cause del decesso, e il TG3 della RAI della Toscana parlò di un arresto cardiocircolatorio, comunque un infarto. Passiamo poi alla notizia del lunedì che ha caratterizzato, era il 5 marzo, la Consip. Questa notizia è abbastanza interessante. Consip, la Cassazione disse che era illegittimi la perquisizione e il sequestro subito dal giornalista Marco Lillo. I giudici ordinarono la restituzione al vice direttore del Fatto Quotidiano di tutto quello che gli è stato sequestrato, vietando inoltre ai magistrati il trattenimento di copie dei dati acquisiti. A ordinare la perquisizione erano stati, il 5 luglio del 2017, i magistrati della Procura di Napoli, che erano i titolari dell'indagine sulla fuga di notizie dell'inchiesta sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione. Passiamo alla notizia invece del 6 di martedì 6 marzo. Risultati delle elezioni, cari amici, insomma, ormai siamo tutti a conoscenza di questi risultati di queste elezioni, come sono andate a finire. Si vede che il popolo italiano non sa decidersi, vuole solo protestare, ma non sa prendere le proprie decisioni. Quindi i risultati dell'elezione: il primo senatore nero d'Italia e della Lega, cari amici, è stato eletto un certo Tony Iwobi, bergamasco di origine nigeriana. Di bergamasco di origine nigeriano, cioè bergamasco e di origine nigeriana, insomma, il responsabile dell'immigrazione della Lega e militante del Carroccio da 25 anni. Sto Tony Iwobi, sto signore, 62 anni, è il primo senatore nero d'Italia. Quindi eletto in Lombardia in lista per Palazzo Madama con Calderoli. Il residente aspirano, in un post su Facebook, aveva annunciato il suo arrivo in Parlamento. Quindi è interessante anche questa notizia. Mercoledì invece, mercoledì siamo al 7 di marzo, parliamo di Mario Balotelli, Mario Balotelli contro il senatore leghista Iwobi, quindi è una risposta, insomma, alle elezioni. Di queste elezioni, e che aveva detto vergogna perché Salvini dice non mi piaceva in campo, ancor meno fuori. Cioè, in poche parole, Mario Balotelli, si rivolgendosi a questo leghista e uobisto nero, disse, insomma, di vergognarsi, insomma, per quello che aveva detto e per partecipare con la Lega. Comunque Salvini, la risposta che ha dato era che non gli piaceva Mario Balotelli in campo, poi ancora meno fuori. Insomma, sul profilo Instagram dell'attaccante del Nizza, che negli stadi
il razzismo lo ha conosciuto veramente con i bu e le banane che gli piovevano addosso, ha criticato fortemente Wobi. Forse ha detto sono cieco io, oppure non gli hanno detto che è nero, insomma, la classica battuta. Il senatore ha risposto, diceva, preferisco ignorare. Sì, in effetti, insomma, c'è anche da dire questo, insomma. Però siamo in democrazia. Passiamo alla notizia di giovedì 8 marzo, pubblicata, che abbiamo trovato, erano sempre sulle elezioni, cioè, parla degli eletti. In questa notizia si leggeva che in Parlamento solo un terzo degli eletti sono donne, ma sono di più rispetto alla legislatura uscente, così lo dimostra un ufficio, appunto, dell'ufficio valutazione impatto del Senato. A Palazzo Madama, nei collegi uninominali, il 39% dei seggi va alle donne, nei plurinominali il 36%, alla Camera il 35%. Di Maio ha detto al Senato il gruppo con più elette sarà quello del Movimento 5 Stelle col 37,5% di donne. Insomma, fanno fatica le donne a farsi strada, insomma, in questo mondo prettamente maschilista, però staremo a vedere alle prossime elezioni cosa succederà. Venerdì 9 marzo invece parliamo di Antonio Di Pietro, che diceva Antonio Di Pietro torna in politica, viene candidato come governatore. L'ex leader dell'Italia dei Valori ha incassato addirittura l'appoggio di tutto il centro-sinistra, compreso quello di Liberi e Uguali e dei liste regionali che volevano presentare candidature autonome in contrapposizione, appunto, a quello del presidente in carica, un certo Paolo Frattura. Però ha fatto passi indietro sto Paolo Frattura. E oggi leggevo sulle notizie, insomma, che Antonio Di Pietro ha rinunciato, insomma, a questa offerta da parte del centro-sinistra, perché dopo il flop del centro-sinistra non poteva essere altrimenti, insomma, per lui. Forse perché aveva una certa incertezza ad essere eletto, non lo so, non lo saprei, lo scopriremo. Ultima notizia della settimana è sabato 10 marzo. Questa notizia riguarda la Chiesa, cari amici, e riguarda la mafia e la Chiesa, perché l'arcivescovo di Palermo ha detto che dalla Chiesa ci sono state delle omissioni nella lotta a Cosa Nostra, e ha anche detto dobbiamo chiedere il perdono. Siamo stati omissivi, sempre l'arcivescovo di Palermo dice, e dobbiamo chiedere scusa per quando abbiamo annunciato ma non praticato quei valori evangelici che erano a difesa di una terra violentata dalla mafia. E appunto Don Corrado l'Orefice, durante la conferenza promessa dal Centro Studio Pilatorre sul tema Il ruolo della Chiesa di Papa Francesco nel contrasto alle mafie, alla corruzione, alla povertà e alle disuguaglianze sociali, ha detto queste parole. Con questo è tutto, cari amici, terminiamo questa settimana, ci risenteremo la settimana prossima, vedremo tutte le notizie che si accavalleranno, perché ce ne sono notizie che ci fanno anche ridere delle volte, e ci sono notizie che ci fanno piangere, perché la gente non sa decidersi. Cosa succederà con questa elezione? Lo scopriremo. A questo punto non mi resta che salutarvi, darvi l'appuntamento alla settimana prossima e ricordarvi che questa edizione di RST Spazio 7 è edito da RST Science e Pianeta Oggi TV. Un arrivederci alla prossima settimana.